Decimo minuto il gol dell'Inter, lungo lancio di Mandorlini, Altobelli è molto bravo. Al 42esimo, guardate il tiro di Dianda, il fallo di mano di Baresi, chiaramente calcio di rigore, il tiro è disclosa e siamo 1-1. Neanche il tempo però di festeggiare per i pisani, che arriva il gol della vittoria dell'Inter, punizione di Ferri deviata da Dolcetti e il gol del 2.